Benissimo, buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata di fine giugno di Legge Eufovia. Io sono insieme a Donatella Trevisan, che è una compagna radicale, antiproibizionista, compagna radicale storica della Direzione dei Radicali Italiani, giusto? Ok, e Giusto. di Bolzano, e quindi poi facciamo un po' di aggiornamenti insieme, facciamo due chiacchiere insieme e poi anche parliamo di un argomento che riguarda proprio la sua zona. Ed è un po' una comparazione tra il consumo delle droghe legali e illegali, perché parleremo del consumo dell'alcol nelle valli del Trentino e dell'Alto Adige, che è un bel problema, molto sentito, perché comunque ha tutte le caratteristiche di un consumo di droga, pur essendo legale, con una serie poi di cose che vi diciamo via via. Ora, io comincio, intanto mi voglio connettere con voi perché non c'ho il sito davanti e invece ho pensato che mi ci vuole per leggere le domande dalla chat. Dopodiché partiamo con le notizie di quello che questa settimana è uscito. Sono usciti dei rapporti piuttosto importanti. Sono usciti innanzitutto il rapporto del UNCODC, che sarebbe l'agenzia internazionale dipendente dall'ONU. Che è successo? È partita una È partita una pubblicità. pubblicità, scusate, non so come fare a levarla, però. Bisognerebbe riuscire a capire che dov'è. Scusate un attimo, fantastico, proprio una... non capisco dov'è il... Non riesco neanche a ritrovare il rapporto dell'UNCOD. Grazie. Scusami, ma non riesco a capire da dove accidente... Ah, ma il tuo? Ah, è Liberi. Eccolo qua. Va Ma il bene. tuo, hai. È il vostro. Chat. Niente, potete scrivere. Sì, mettimi in pausa un attimo, grazie, scusate, questo inizio così travolgente. Sono fuori linea adesso. Non riesco nemmeno a entrare nella chat, Donato, scusami, sono. Mi dice nickname invalido, non riesco a capire perché. In basso a sinistra dopo il tasto della pausa. Ah no, ma adesso è partito, eh. Volevo soltanto riuscire a entrare nella chat perché mi ha fatto uscire, non so perché. Login to live stream. Siamo in onda di nuovo? Siamo stati sempre in onda, perfetto, grazie. Allora, visto che non riesco a trovare il rapporto internazionale, partiamo invece con Fuori Luogo, che ha presentato il terzo libro bianco sulla fine Giovanardi, e l'ha presentato da pochi giorni a Roma, ed è un rapporto che esce praticamente negli ultimi 2 o 3 anni, è uscito tutti gli anni, in contemporanea con sia la relazione sulle droghe del governo italiano, che peraltro ancora non è uscita. Dovrebbe uscire entro il 30 giugno, ma non la stiamo ancora aspettando, e anche con il rapporto internazionale, e Fuori Luogo produce ogni anno, diciamo, una controinformazione ed è curato da, insieme a Forum Droghe, c'è cioè Antigone e Società della Ragione, con l'adesione di Magistratura Democratica e dell'Unione delle Camere Penali. Secondo il rapporto, l'impatto carcerario della legge antidroga è la principale causa del sovraffollamento negli istituti di pena italiani, mentre all'aumento delle carcerazioni e delle sanzioni amministrative corrisponde un abbattimento dei programmi terapeutici. E qui dice appunto, alla vigilia della giornata mondiale dell'ONU sull'abuso delle sostanze, il terzo libro bianco sugli effetti della legge Fini Giovanardi. Aumentano gli ingressi in carcere per droga in rapporto al totale degli ingressi, dal 28% del 2006 al 33,15% del 2011. Aumentano le denunce che nel 2006 erano 29.700 e ora sono 33.000 nel 2011. Di queste 33.000, 14.680 sono per cannabis e 1.416 per coltivazione di piante. Gli arrestati sono 28.500, mentre nel 2006 erano 25.000. Questo vuol dire che cioè, nel 2011 28.000 persone sono state arrestate a causa di violazione diretta della legge sulla droga. Naturalmente, io penso non tutti erano spacciatori, la maggior parte di loro erano consumatori, nonostante che Giovanardi continui a insistere che per consumo nessuno finisce in carcere,
Di queste 28.000 persone, sicuramente molte non erano sicuramente in una condizione di spaccio come potrebbe essere il narcotraffico o grossi narcotrafficanti. Aumentano le segnalazioni al prefetto per mero consumo personale, da 39.000 segnalati nel 2006 a 47.000 segnalati nel 2008, ultimo dato consolidato. Nel 2009 il dato provvisorio era di 37.000. Il 74% dei segnalati era in possesso di un solo spinello. Va ricordato come esempio di persecuzione di massa che dal 1990 al 2010 le persone segnalate ai prefetti per le sanzioni amministrative sono state 783.000. Vi risparmio gli spiccioli, vi leggo le cifre grosse perché tanto è inutile poi. La chat nel frattempo non riesco a farla partire, per cui speriamo che poi invece parte a un certo punto. E questo è il rapporto del forum antidroghe, al quale immediatamente Giovanardi naturalmente ha replicato ed ha detto: queste associazioni continuano a fare un discorso ideologico che prescinde completamente dalla realtà, dice Giovanardi, perché secondo lui, dati alla mano, i famosi dati di Giovanardi alla mano, c'è stato invece un calo nell'uso delle sostanze stupefacenti. Questa è una cosa che lui va affermando ormai dal 2006, cioè da quando è entrata in vigore la sua legge. Lui continua a dire che grazie alla sua legge è diminuito il consumo, mentre in tutto il mondo si danno dati diversi circa il consumo delle droghe, non solo, ma anche in quelli che sono i rapporti internazionali o europei, si dice chiaro che anche in Italia il consumo sta continuando ad aumentare. Quindi questo discorso che fa Giovanardi è completamente in contraddizione non solo con i dati mondiali, ma anche con i dati che il mondo ha di noi, cioè dell'Italia. E quindi, insomma, penso che sia difficile che Giovanardi, unico e solo, abbia completamente ragione su questo, mentre tutti gli altri hanno torto. Però lui continua a sostenerlo e dice: fanno finta di non capire quelli di Fuoriluogo, di Antigone, gli antiproibizionisti, noi compresi. Siamo noi che facciamo finta di non capire. Lui dice che negli Stati Uniti e in altri paesi chi consuma droga, anche solo uno spinello, finisce in carcere, invece da noi no, secondo lui. Mentre in Italia chi consuma droga rischia solo sanzioni amministrative, come il ritiro della patente o del porto d'armi. Non solo, prosegue Giovanardi, noi in Italia fino a 6 anni di condanna passata in giudicato per reati commessi sotto l'effetto di sostanze, invece del carcere, prevediamo l'affidamento a comunità di recupero. Questa è la normativa più avanzata del mondo, afferma Giovanardi. E questi manifesti ideologici sono anche in contrasto con le rilevazioni scientifiche. Quindi non c'è niente da modificare, il reato è stato già depenalizzato, tanto che il consumo di stupefacenti non è perseguibile penalmente. E qui questo è un discorso che abbiamo tantissime volte affrontato. Noi sappiamo benissimo che invece in realtà le carceri sono piene, proprio sono stracolme da tutte le parti, escono da tutte le parti le persone che sono dentro unicamente per consumo, anche perché in possesso di un solo spinello, perché visto che si considera che oltre una certa dose di principio attivo che è molto facile da raggiungere, fra l'altro chi va a comprare, dovunque vada a comprarla, in piazza o chi coltiva, non è che può sapere esattamente con quei 50 euro quanto principio attivo acquista. Già è difficile sapere quanti grammi acquisti, perché sei in una piazza, al buio, in fretta e furia, fa una cosa proibita, per cui ti scambi al volo sotto banco questi 50 euro, 100 che siano, e l'altro ti dà la bustina con la roba, te non sai nemmeno in realtà quanti grammi hai comprato, puoi saperlo dopo a casa, se li misuri. A maggior ragione, figuriamoci se è possibile sapere quanto principio attivo è contenuto, per cui non sai se sei dentro o fuori la qualifica di spacciatore o se sei un consumatore. E quindi tutti i discorsi di Giovanardi su questo argomento fanno acqua da tutte le parti. Ancora più gravi sono le dichiarazioni di Serpelloni, perché il nostro Serpelloni, che è rimasto capo del Dipartimento Politica Antidroga, come spesso ricordiamo, nonostante che il governo sia cambiato, nonostante che Giovanardi non sia più responsabile per le droghe del governo italiano, e Serpelloni è rimasto invece a capo del Dipartimento Politica Antidroga, e il ministro Riccardi ha per adesso conservato grande fiducia nella sua azione, tanto che lo sta mandando in giro per il mondo per rappresentare l'Italia anche in tutte quelle che sono le trattative, gli accordi con gli altri paesi. Lui sta continuando tranquillamente a rappresentare l'Italia nel mondo, le politiche antidroga italiane nel mondo. E quindi Serpelloni in questo caso si riferisce non al rapporto di Fuoriluogo, come faceva Giovanardi, ma si riferisce a quello che appunto vi dicevo prima, il World Drug Report 2012, realizzato dall'Agenzia degli Stati Uniti, no, scusate, delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine,
che è stato presentato a New York da pochi giorni. E queste stime riportate da questo report sono circa 230 milioni di persone, e cioè il 5% del mondo di popolazione adulte, che hanno utilizzato una droga almeno una volta nel 2010. Dice questo rapporto, fra le altre cose, che in tutto il mondo l'uso illecito di droga sembra essere generalmente stabile, ma si vede in aumento un aumento nei diversi paesi in via di sviluppo, che sono diventati bersagli sensibili e non preparati alle organizzazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio. La portata globale di droghe illecite rimane, di consumo di droghe illecite rimane stabile, mentre la percentuale mondiale di tossicodipendenti nel mondo, che continuano a essere consumatori problematici, varia fra il 10 e il 13%. Leggevo anche su un articolo del Sole 24 Ore, che adesso non ritrovo perché mi è saltato prima nella confusione che ho fatto io, che si calcolava intorno ai 300 miliardi di dollari il giro mondiale annuale delle droghe. Chiaramente sono stime, può essere anche molto di più o qualcosa di meno, perché essendo un fenomeno clandestino, naturalmente sempre di stime si tratta. Cosa trova da dire Serpelloni su questo? Si evidenzia in termini di sostanze specifiche che la preminenza di eroina e cocaina nei mercati illeciti di droga può continuare a diminuire. Al contrario, purtroppo, dice lui, non ci sono segni che la popolarità della cannabis sia destinata a diminuire. Cioè, lui dice, purtroppo diminuiscono i consumi di eroina e cocaina, ma aumentano quelli di cannabis, o comunque non diminuiscono. E questo per lui è un purtroppo, ed è un assurdo, perché è chiaro che è molto meglio, è evidente a chiunque, anche ai proibizionisti, che in ogni caso il consumo problematico è molto più legato alle droghe pesanti che non alla marijuana, cannabis, hashish, come vogliamo chiamarle. Invece per lui, dice, purtroppo la popolarità della cannabis non accenna a diminuire in modo significativo, e questo è un grave problema per lui. Perché? Perché i giovani consumatori di cannabis costituiscono spesso il serbatoio dei futuri eroinomani o cocainomani, cioè ci rimbalzano un'altra volta ancora, a distanza dagli anni 30, che questa argomentazione è stata messa in dubbio e sfatata completamente, il fatto che i consumatori di cannabis poi diventeranno nel futuro consumatori di eroina e di cocaina. Questo naturalmente lo spieghiamo ancora una volta, perché alla fine non si finisce mai di spiegarle. Ogni persona in più a cui si spiega, è importante che si arrivi comunque a diffondere queste informazioni, che sono sicuramente più veritiere di quelle che diffonde Serpelloni. È vero che la maggioranza dei consumatori di eroina e cocaina hanno fumato spinelli e cannabis precedentemente, così come è vero che hanno fumato sigarette, così come è vero che prendevano il caffè, e andando al paradosso e nel passato è vero che mangiavano gli ovini Kinder da bambini, bevevano l'estate e prendevano il latte materno, eccetera, eccetera. Cioè, è vero sicuramente che non è vero però l'inverso, e questa è una cosa ormai dimostrata ampiamente anche da autorevoli scienziati e studiosi, e anche soprattutto da chi poi si occupa delle comunità terapeutiche. Io ho ascoltato molte volte medici di comunità terapeutiche che hanno spiegato in termini molto chiari come non è assolutamente possibile dare per vera questa affermazione che dalla cannabis si passi all'eroina e alla cocaina. E quindi questo è un po' il panorama, diciamo, il panorama. Io bisognerebbe che riaggiornassi il sito di liberi.tv, però mi ripartirà sicuramente il video con la musica, ma io starò pronta questa volta a interromperla appena parte, perché ho capito quello che devo fare. Cioè, devo bloccarlo non appena parte la pubblicità, perché quando uno lo riaggiorna, parte immediatamente, cioè, devo bloccarlo se mi riuscisse a ritrovare il pulsante per bloccarlo. Vabbè. Vuoi dirmi qualcosa su queste cose che mentre cerco di cavarmela con la chat, vuoi fare qualche Ok, commento su queste cose io molto che ho detto? brevemente vi riferirò di questi ultimi avvenimenti in provincia di Bolzano, legati alla fine dell'anno scolastico, in cui il fine settimana in cui è finita la scuola a Bolzano, questo fine settimana del 12-13 giugno, praticamente in tutta la provincia sono giunte al 118 400 chiamate di richiesta di soccorso e d'aiuto da parte di giovani minorenni ubriachi, alcuni di questi proprio anche in coma etilico e poi dopo insomma finiti diretti all'ospedale, altri semplicemente in difficoltà e quindi non in grado di raggiungere casa propria a piedi, e quindi è stato allertato il 118.
I numeri del consumo di alcol in provincia di Bolzano sono altissimi, sia per quanto riguarda, diciamo, la popolazione adulta e maggiorenni, però anche sempre di più, i minorenni. L'approccio adottato dalla provincia, anche tramite, quindi, diciamo così, tutto il reparto sanità e prevenzione, è un approccio assolutamente in realtà soft sull'argomento delle dipendenze, devo dire in generale, perché le dipendenze sono tutte quante, diciamo così, coordinate in un unico settore in cui poi dopo ci sono i vari campi di dipendenza, dipendenza da droghe, da alcol, addirittura dipendenze da gioco, Certo, perché è da stata una videogiochi. delle prime province, penso, in Italia, che ha iniziato a fare dei programmi di prevenzione, non solo dei videogiochi, ma anche proprio Ah, il gioco di sì, carte? dei giochi d'azzardo, Sì. quindi dei giochi anche gratta e vinci, per Certo, dire, scommesse, ecco, sì, gratta e vince, scommesse, gratta certo. e vinci e via Sì, forme dicendo. di dipendenza, anche quelle, non da Esatto, sostanze, ma da comportamenti. infatti, e quindi già questo dimostra il fatto che ci sia, diciamo così, un approccio che mette sotto un unico cappello tutte queste varie forme di dipendenza e trattandole come forme da prevenire, cioè nel senso, preveniamo un abuso Sì. di tutte queste cose qui, che sono cose che non sono male in sé, ma che diventano cose socialmente pericolose, pericolose da un punto di vista della salute o altro, quando se ne abusa, cioè quando si supera un Certo. livello di uso e di consumo di un certo tipo. E quindi nell'ambito appunto delle politiche di prevenzione per l'abuso di alcol c'è un opuscoletto, che è proprio un opuscoletto edito dalla provincia di Bolzano, in cui si fa la storia, diciamo così, del vino, dell'importanza culturale negli usi e costumi locali, dell'utilizzo appunto di questa che viene chiamata droga psicoattiva. Nell'opuscolo stesso, quindi la si mette a livello delle Cioè, altre sostanze com'è perché deve com'è? Perché è una droga psicoattiva essere. l'alcol, Certo, solo che è legale, è infatti. legale, e però Non solo, appunto in addirittura è questo monopolio dello Stato, non solo è legale, ma è assolutamente, ma monopolio dello infatti, Stato. infatti. Però io ho trovato molto interessante in questo opuscoletto che tra l'altro potete eventualmente trovare sul sito della provincia di Bolzano, andando sulla provincia di Bolzano, il reparto quello della sanità che ha vari opuscoli, pubblicazioni, brochure e andando lì troverete anche questo opuscolo di cui sto parlando e che mi è risultato molto interessante perché è un testo in cui tranquillamente si potrebbe sostituire alla parola vite, viticoltura, vino, la parola canapa. Certo. E sarebbe esattamente, le argomentazioni sono identiche per Sì. come agire, interagire ed evitare l'eventuale abuso e di come l'uso può essere invece una cosa assolutamente sia ludica che appunto di socialità, di uso privato o collettivo, in termini, diciamo, che non creano un'allerta sociale o un pericolo sociale o anche individuale. E quindi appunto una volta di più si dimostra quanto sia del tutto fazioso, illogico, non fondato questo divieto che riguarda soltanto alcune sostanze e non altre, quando il problema invece sappiamo che è più generale. Poi dopo un'ultimissima annotazione, Sì, poi ti ridò la no, parola a Claudia. figurati, a piacere. Siccome poi dopo questi avvenimenti di questo fine settimana in cui anche sui giornali, sui media è esploso il caso appunto dell'abuso di alcol da parte dei minorenni e in generale è uscito un rapporto dell'Istituto di Statistica Provinciale in cui danno i numeri appunto del consumo di sostanze, in atologia in particolare di alcol. È passata proprio ieri una nuova così, direttiva a livello provinciale per cui quando viene chiamata l'ambulanza da parte di una persona che ha bevuto troppo, se risulta questa persona avere una percentuale insomma, di tasso alcolico superiore all'1,5%, a quel punto dovrà pagarsi l'ambulanza. Questo per, insomma, diciamo, loro lo fanno come per disincentivare il fatto di abusare, di andare oltre nell'uso dell'alcol. E rispetto a questa, diciamo, rispetto a questa misura presa dalla provincia, c'è una dichiarazione di Peter Kohler, che è una conoscenza, penso, insomma, di tutti gli Certo. spettatori e le spettatrici assidue anche di questo programma,
che è praticamente il coordinatore di questo forum prevenzione Sì. della provincia di Bolzano e che fece, diciamo così, scalpore e finì su tutti i giornali e i media nazionali, quando replicando al nostro appunto altrettanto noto Serpelloni, disse: no, l'antiproibizionismo è un approccio sbagliato, il proibizionismo è un approccio sbagliato, bisognerebbe avere un approccio antiproibizionista. Certo, mi ricordo. E quindi lui, Peter Kohler, rispetto a questa misura introdotta, dice: sì, da un certo punto di vista potrebbe essere un deterrente per alcuni, Sì. magari anche per tanti, però non per tutti. Quindi fare, diciamo così, in questo caso qui, di tutta l'erba un fascio è comunque sbagliato, perché comunque l'abuso di alcol è una malattia in questo caso qui. Cioè, Certo. l'alcolismo è una malattia e quindi, a seconda dei casi, è anche giustificato un intervento, insomma, del 118 e dei sanitari, e poi dopo un intervento che d'aiuto alla persona che Certo. eventualmente si trovasse in difficoltà. Ecco, questo era così adesso un aspetto per dire come vengono trattate in modo differente sostanze differenti e come invece sarebbe molto più utile adottare un approccio unico e globale verso i vari tipi di dipendenze e di abusi di Certo, sì, a me sostanze. torna in mente quella cosa che abbiamo spesso detto, cioè che in autostrada, non so se ci sono ancora, ma c'erano questi cartelli che dicevano se hai sonno, quando io ero ragazzina mi Sì. ricordo che il discorso era se hai sonno fermati a un motel e dormi, o al massimo fermati in Sì, macchina e dormi 2 ore, se hai esatto. sonno prenditi un caffè, Esatto. che è l'equivalente di dire se hai sonno prenditi una pasticca d'anfetamina, oppure se hai Sì, sonno prenditi un tiro di coca, perché il caffè ha tutti gli effetti, la caffeina è una droga stimolante equiparabile alle altre, l'unica differenza è che è legale, proprio il resto non presenta nessuna certo. differenza, per cui è il solito discorso fra droghe legali e illegali che spesso non ha nessuna ragione, anzi mi ricordo nel documento della Global Commission c'è proprio una tabella in cui si vede quanto siano incongruenti le reali pericolosità delle sostanze e i divieti sulle sostanze, cioè ci sono sostanze che sono pericolosissime e dannosissime e non sono vietate, e viceversa sostanze che sono molto meno pericolose, modello chiaramente più famoso è la cannabis, eppure sono vietate e comportano una serie di punizioni anche gravi. Io ho un problema rispetto alla chat perché non so perché mi si è azzerata la password e quindi non riesco a rientrare con l'account dentro, sono bloccata, adesso non posso fare la procedura di ricevere la mail, eccetera. Se c'è qualche domanda importante, chiedo a qualcuno della regia di entrare in trasmissione nei Interessante. prossimi minuti e di farmi e di leggermi le domande perché non ho possibilità di entrarci, scusate, ma stasera delle mie piantine mi chiedono, oppure della piantina della disobbedienza. Allora, se si parla delle piantine, quelle che sono state seminate nella disobbedienza civile, sono a Casa di Vita Bernardini e io più volte mi sono proposta di andare a trovarle. Diciamo partecipare, fare il genitore di sostegno, l'assistente Non sociale, il riuscite. medico, il veterinario, quello che c'era, però per adesso non ho altre notizie se non le foto che ogni tanto vengono messe su Facebook da Vita. Per quello che concerne le mie, io posso immediatamente, sperando di non fare ulteriori danni, perché mi sembra che questa sera ne ho fatti abbastanza, però forse posso fare ancora di peggio, molto probabilmente, come sto dimostrando. Per quanto riguarda le mie, qui abbiamo, ora arriveranno le immagini, spero almeno, ci vorrà un attimo di tempo, ma arrivano, abbiate pazienza, c'è un po' di ritardo fra quando faccio le cose qua, oh, eccole qua, e quindi ecco, la videocamerina proprio sopra le piantine, quelle più, queste sono cactus, questi sono fichi d'India, però se eccole, sotto ci sono delle piccole piantine che stanno crescendo. Ce ne sono anche di più grandicelle, ma sono dall'altra parte della terrazza e ora non vorrei rischiare perché mi sembra proprio che siamo alla serata dei danni, quindi non volendo rischiare ulteriori danni, diciamo che ci prendiamo qua. Io, Rita, so che in questo momento è in Sicilia, è in visita in un carcere o in più carceri della Sicilia, molto probabilmente, come spesso lei fa, e spero che abbia affidato le piantine a qualcuno in grado di saperle tenere, aspettiamo notizie e vediamo un po' che cosa viene fuori. Qua comunque abbiamo tre, sì, abbiamo quelle grandi, quelle mezzane, quelle piccine che avete visto, sempre qui sono da mesi, per Alleluia. Comunque cui stanno molto molto stanno molto bene. molto molto bene, certamente. Curate amorevolissimamente. Allora, qui poi ho ritrovato, miracolo, l'articolo del Sole
24 ore e 300 miliardi di fatturato. Eccolo qua. In tutto il mondo sono circa 27 milioni le persone che consumano abitualmente droghe e ogni anno sono più di 200.000 i tossicodipendenti che perdono la vita per overdose o altre patologie conseguenti all'uso eccessivo di droga. E questo era il rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il consumo della droga e la prevenzione del crimine, che ogni anno, appunto, intorno più o meno a giugno, produce questo rapporto, cosa che dovrebbero fare tutti i governi, compreso quello italiano. Quest'anno ancora siamo al 29 giugno, la scadenza è il 30. Ho letto oggi che c'erano alcuni comunicati stampa di varie forze politiche, sia proibizionisti da una parte che dall'altra, che dicevano manca un giorno, però non si vede assolutamente nemmeno l'ombra di questo rapporto sull'Italia, sui consumi, sulle azioni, sui numeri, insomma, le statistiche. Dal rapporto, quello delle Nazioni Unite, emergono anche descrizioni di territori assediati da una criminalità feroce che provoca quasi mezzo milione di vittime l'anno, la maggioranza delle quali civili innocenti, e che produce un fatturato pari a 300 miliardi di dollari, fatturato che piazza il traffico clandestino di stupefacenti al secondo posto dopo il turismo sessuale nella scala mondiale dei grandi business illegali. Tra l'altro sappiamo anche, poi ci vengono le armi subito dopo, che questi tre mercati, turismo sessuale, che poi lui lo chiama turismo sessuale, in realtà è tratta di bambini e di minori e di donne, in realtà questi tre mercati del turismo sessuale, cioè degli esseri umani, della droga e delle armi, sono strettamente correlati, non è che agiscono in maniera separata. Chi tratta comunque, non dico siano gli stessi, però sono collegati i tre business illegali di tutto il mondo e dove sono più forti e dove c'è più violenza, dove c'è più corruzione e dove c'è più anche violenza sociale. La più letale delle droghe continua a essere l'eroina, l'oppiaceo più diffuso e quello che agisce più rapidamente. Il 90% del papavero da oppio è coltivato in Afghanistan. Nonostante questo, nonostante gli investimenti miliardari che ogni anno noi, cittadini in tutto il mondo, spendiamo per stroncare le coltivazioni, la guerra alla droga, nella war on drugs, rimane l'Afghanistan incredibile ma è vero perché sono anni che investiamo miliardi per Anzi, eradicare, è distruggere, aumentata. e aumenta ogni anno di più, aumenta ogni anno di più. Nel 2011 la produzione mondiale è arrivata a sfiorare le 5.800 tonnellate, qui si parla soltanto di eroina, 2.200 in più rispetto al 2010, cioè che insomma non è Cioè, poco, voglio dire, anche poi si se è teniamo conto raddoppiata. sempre che queste qui sono stime che si basano, in genere si prendono i sequestri e si moltiplicano per 10, però ti puoi immaginare quanto siano veramente precise delle cifre trovate in questo modo. L'Europa rimane la piazza più importante per i cannabinoidi, provenienti dal nord dell'Africa, Marocco in testa, e dall'Afghanistan. I consumatori abituali di questa categoria, quindi io capisco europei consumatori di cannabis, questa categoria, sono circa 224 milioni. E questo è l'articolo che avevo perso per strada e che adesso ho ritrovato. Allargandoci un po', arriviamo alla Francia, dove abbiamo un articolo riportato dal sito di Overgrow.it, che riguarda il fatto dei cannabis social club. Questo fatto, più volte ve ne ho parlato, è una forma di diciamo, soluzione che viene proposta ormai da anni rispetto al problema specialmente della cannabis, cioè si tratta di club che si formano fra consumatori, a volte anche fra malati, perché anche fra malati c'è questa forma del cannabis club, però anche se semplici consumatori che si consorziano e coltivano, producono e consumano all'interno del club dei soci senza che fuoriesca niente, venga venduto nulla, la canapa e la cannabis. Vengono proposti in vari paesi europei, e ne parlavamo anche rispetto alla Spagna, dove appunto quel cannabis club di Barcellona voleva affittare i campi al paese, ne abbiamo parlato diverse volte, al paesino spagnolo, hanno fatto un referendum, e i cittadini erano d'accordo, poi però comunque diciamo invece i giudici non hanno consentito questo esperimento. I cannabis social club arrivano in Francia. Attivisti antiproibizionisti francesi hanno annunciato l'intenzione di dichiararsi alle prefetture come produttori di cannabis sul modello dei cannabis club spagnoli. Un cannabis club è una cooperativa di consumatori abituali di marijuana che coltivano la pianta per soddisfare i propri bisogni. Queste strutture sono emerse ufficialmente in Spagna e cominciano ad apparire in Belgio, paese in cui il possesso, il consumo e la produzione di cannabis per uso personale non costituiscono un reato penale. Nel 2005 la Commissione di Bruxelles ha ritenuto che questi club, che
equiparabili all'autoproduzione, si situino al di fuori delle competenze dell'Unione e che quindi la loro esistenza dipende esclusivamente dalla volontà delle autorità nazionali. Questo è molto interessante. Purtroppo in Italia la produzione, cioè la coltivazione, è di per sé un reato penale, però diciamo che basterebbe abbastanza poco, basterebbe un referendum, per esempio, abrogativo della parola coltivazione nella fine Giovanardi, e già diciamo che potremmo anche noi accedere, basterebbe. Poi chiaramente non è che basterebbe un modo di dire, perché per fare un referendum si sa benissimo gli sforzi che sono necessari, però comunque potrebbe essere possibile, però ha bisogno prima in Italia di levare il reato penale di coltivazione. Indipendentemente da ciò, in Francia la situazione è diversa, ecco, quindi come in Italia. La legge vieta qualsiasi presentazione in una luce favorevole della sostanza e la sua produzione, il possesso e il semplice consumo prevedono lunghe pene detentive. Nonostante ciò, o forse proprio perciò, la Francia è il paese europeo con il più alto consumo di cannabis per gli adolescenti. Io direi che non nonostante ciò, ma proprio per questo, chiaramente, perché più è proibita una sostanza e più, specialmente nelle fasce adolescenziali, aumenta il desiderio e la desiderabilità della sostanza. Gli attivisti francesi hanno in programma l'apertura di circa 150 di questi club, dove l'erba sarà distribuita a tutti i soci gratuitamente, a condizione che paghino un abbonamento di circa 25 euro all'anno e contribuiscano ai costi di produzione, illuminazione, fertilizzanti e manutenzione degli impianti. Secondo un sondaggio dell'Osservatorio francese sulle droghe e le tossicodipendenze del 2007, in Francia vi sarebbero già 200.000 coltivatori di cannabis, molto probabilmente sono di più. E comunque questa era la notizia che veniva dalla Francia, peraltro di grande interesse, perché questa dei cannabis club, secondo me almeno, è veramente un... diciamo una scorciatoia in qualche modo interessante per, verso la legalizzazione. Dunque, questo. Dunque, i coffee shop in Italia, per adesso neanche a parlarne naturalmente, però i coffee shop diciamo che hanno risolvono il problema del consumo, non risolvono il problema dell'autoproduzione. I coffee shop in un regime proibizionista, noi abbiamo visto in Olanda quello che è successo, che comunque permanendo tutte le leggi di tutti i paesi intorno, ma anche all'interno dell'Olanda, permanendo le stesse leggi di sempre, perché poi in Olanda in realtà è proibito acquistare o detenere più di, ora non vorrei sbagliare, ma siamo sotto i 10 grammi comunque, di cannabis, e quindi è proprio diciamo una scorciatoia. Loro poi hanno detto, c'è stata delle circolari interne, le polizie amministrative di chiudere un occhio in realtà sul consumo e sul possesso, però quando poi il proprietario del coffee shop va a comprare 1 chilo, 2 chili, 3 chili all'ingrosso, come qualunque negoziante, deve comunque andarla a comprare in un regime di illegalità e clandestinità. Per cui questo si presta a una serie di arbitri, alcuni negozi vengono fatti chiudere, altri no. Poi c'è il problema dell'ordine pubblico, perché tutti i paesi europei intorno sono proibizionisti e quindi tutti i ragazzi il sabato sera vanno nelle cittadine olandesi, infatti ora stanno cominciando a vietarla o a cercare di vietarla, specialmente nelle zone di confine, perché hanno avuto dei problemi grossi di ordine pubblico. Certo, il coffee shop è una modalità nella quale uno può consumare, perché in realtà il coffee shop è il problema del consumo e basta. Cioè uno può andare lì, comprarsi 1 grammo e consumarlo. Puoi benissimo consumarti da casa tua, voglio dire, non c'è bisogno. Il coffee shop è molto carino, a me piace, non è una cosa che sono contraria. Però devo dire che sinceramente preferirei poter tranquillamente acquistarlo, al limite anche in erboristeria, sembra una cosa ridicola, però così Invece è, perché sono piante officinali, si vende in erboristeria l'assenzio, la belladonna, la lavanda, cioè piante molto più pericolose dal punto di vista della salute, se si esagera il dosaggio, molto più dannose, e non vedo perché non si potrebbe vendere tranquillamente la canapa in erboristeria, per Esatto. esempio. Uno l'acquista, la porta a casa e se la fuma con gli amici, non guida un camion chiaramente Infatti. subito dopo, non usa diciamo strumenti pericolosi o che richiedono una concentrazione particolare, anche se anche questo è discusso, perché sembra che la cannabis in realtà non abbassi la concentrazione, anzi la aumenti, però diciamo pur con tutte le precauzioni del caso, alla fine il discorso del social club è interessante perché risolve il problema della produzione più che del consumo, cioè le persone si consorziano e insieme producono e coltivano. Mentre nel coffee shop non è che ti consorzi, vai lì, compri e consumi all'interno del coffee shop. E va bene, questi erano i cannabis club francesi. Poi, allargandosi ancora di più, e siamo quasi in conclusione perché siamo già a mezzanotte e 32, vi do velocemente alcune notizie che vengono tutte dal, dalla
Sud e Centro America, dove fra l'altro siamo in attesa del secondo rapporto della Global Commission, che sta per uscire anche quello, e che naturalmente non mancherò immediatamente di tradurvi e di fornirvi anche in italiano. E dunque c'è stato questo grande passo avanti da parte del governo dell'Uruguay, che ha presentato un progetto di legge per la legalizzazione regolata e controllata di produzione e commercializzazione della marijuana, con alla base un monopolio di Stato. Questa proposta da parte del governo dell'Uruguay si è diffusa rapidamente, questa notizia, in tutto il mondo centro e sudamericano, e ha provocato una serie di reazioni, alcune negative ma molto anche positive. Ci sono grosse preoccupazioni, specialmente lì in quelle zone, sul fatto che il narcotraffico, poi i soldi che vengono guadagnati dal narcotraffico, vengono immediatamente reinvestiti in corruzione della politica. Per cui ci sono alcuni paesi dove sono vicine le elezioni, tra quali lo stesso Messico, Colombia, mi sembra, insomma, diversi paesi, e si sospetta, e molte voci si sono levate dicendo che il narcotraffico sta inquinando le campagne presidenziali e le campagne elettorali. E ci sono state due dichiarazioni questa settimana, una viene dal Cile, dove un esperto di temi sulla delinquenza ha parlato del fatto che bisognerebbe legalizzare gradualmente le droghe, specialmente a partire dalla cannabis. In questa intervista, lui segnala che questo signore Schmidt-Hebel segnala che la illegalità del traffico della droga, il commercio e del consumo danno una mano e potenziano il crimine e la violenza. Ed è una cosa evidente, e questa in Cile, se ne parla in Cile, e l'evidenza mondiale è anche quella cilena, dimostra che questa guerra è completamente, assolutamente persa e non abbiamo altra alternativa che legalizzare parzialmente e gradualmente, poco a poco, cominciando dalla cannabis, così come ha fatto l'Uruguay, dice questo autorevole signore cileno, del quale non riesco a tradurvi la qualifica, però. Poi mi presenterò meglio preparata la prossima volta. Dal Panama arriva una dichiarazione del ministro della sicurezza pubblica, José Raúl Molino, che oggi 28 di giugno dice che è palpabile, è percepibile in maniera evidente l'introduzione del narcotraffico nella politica di Panama. Cioè anche lì si sente proprio il fatto che Infiltrazione. l'infiltrazione, sì, grazie, si sente per il fatto che questi soldi del narcotraffico anche lì vengono reinvestiti e cominciano anche a inquinare un po' tutta la politica e va bene, e qui direi che l'abbiamo letta tutta e ci siamo. Cile, Panama, Uruguay, perfetto. Allora, a questo punto vuoi fare un commento conclusivo? C'è qualcosa da dire ancora oppure chiudiamo qua? Ma io direi che i segnali che arrivano appunto da Sud America e Centro America sono in linea assoluta con il rapporto che tu avevi già Della Global tradotto della Commission, Global certo. Commission dell'anno scorso e che anche quest'anno, se uscirà un Certo. nuovo rapporto, Sì. secondo me rafforzerà Certo. ulteriormente questo discorso. E quindi da un certo punto di vista sembra che qui, a partire da, ma insomma, che sia da un mezzo annetto che piano piano stanno sbloccandosi, c'è una nuova consapevolezza a livello mondiale che forse ci stiamo incamminando verso, Certo. speriamo, un decennio migliore, Sì, da quel sono punto sempre di più le vista. voci che Sì. si levano proprio nell'osservare da una parte il fallimento totale della guerra alla droga, ma non solo il fallimento, anche i danni che sono stati prodotti I da questa guerra danni, alla un droga. fallimento totale dei danni, ma colossali, Macroscopici, senza esatto. avere per nulla diminuito poi dopo alla fine il consumo di No, niente, per niente, quindi no, assolutamente. assolutamente Anzi, fallimentare su tutti i da quel fronti. punto di vista, laddove sono stati tentati esperimenti di legalizzazione, non è diminuito il consumo, ma sono diminuiti i consumi problematici, le È quello, perché poi il tossicodipendenze, e problema dici poco. sono i consumi Infatti, problematici, infatti. mica il consumo, diciamo così, normale, tra E virgolette. quindi, con le parole di Marco Pannella, che già qualche tempo fa ci ha detto che entro 3 anni il proibizionismo sarà sconfitto, e E noi noi ci fidiamo volentieri di questa sua previsione illuminata. Vi salutiamo a tutti, arrivederci, scusate di tutti i casini che ho combinato questa sera. Speriamo di fare meglio la prossima volta e ciao! Ciao!